Non è stata una bella partita, però nel calcio vince chi segna, mister Antonio Faraone. Sì, una sacrosanta verità. Nel calcio vince chi segna. In questo caso ha segnato la squadra avversaria, il Borgo, che ha fatto un'ottima partita, perché non si può negare che noi abbiamo sofferto soprattutto nel primo tempo. Certo, dobbiamo sicuramente migliorare, ma dico sempre, magari ripeto le cose che si dicono sempre, dobbiamo lavorare e continueremo a lavorare. Sinceramente non ho accettato bene la sconfitta, il verdetto, perché sul campo penso che forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, però. La prima vera grossa occasione del match nel primo tempo l'ha avuta la Ludus Vecchia Miniera. Esatto, la prima vera palla gol, ma poi ce ne sono state altre nel secondo tempo. Non siamo stati bravi a concludere, a finalizzare, e quindi dobbiamo. Senza quell'errore, quell'infortunio, quello scivolone, forse sarebbe finita 0-0. Sicuramente, sì, sicuramente, però non possiamo dare colpa a nessuno, il calcio è questo e quindi accettiamo. Ci ha creduto fino all'ultimo, si è riversato con tutti gli organici alla ricerca del pareggio, la Ludus, ma non ce l'ha fatta. Sì, si è riversato con tutti gli organici, non solo alla ricerca del pareggio, io ci ho creduto anche sulla vittoria, veramente. Consideravo di poter dare la zampata finale, non è stato possibile, va bene così. Prossimo Prossimo turno. turno avremo un avversario abbastanza quotato, che è il Ravagnese, in casa, e quindi sarà dura, dobbiamo lavorare, perché noi rispettiamo tutti quanti, ma ancora di più probabilmente chi ha sulla carta le possibilità di fare bene. In questo caso credo che Ravagnese sia una squadra quotata e dobbiamo quindi temerla. Il campo di casa della Ludus quest'anno? Il campo di casa della Ludus è il Gallina, il campo di Gallina, Il vecchio provinciale in terra battuta. il vecchio provinciale in terra battuta. Io ci sono ritornato dopo tantissimi anni, credo oltre 20 anni, e l'ho ritrovato com'era, il campo com'era. Questo è quanto bisognerebbe dire delle strutture che abbiamo qui noi in Calabria e in provincia. Comunque, questo è un altro discorso, lasciamolo perdere. Le aspirazioni della Ludus per quanto riguarda la stagione 2018-2019? Le aspirazioni della Ludus chiaramente sono quelle di fare un campionato con una salvezza tranquilla. Mister Vincenzo Napoli questa sera è un po' più disteso perché è arrivata la prima vittoria in campionato. In questo momento siamo un po' con la pressione un po' più alta, distesi stasera. Comunque, anche se non abbiamo giocato benissimo, l'importante era rompere l'incantesimo della prima vittoria. Adesso speriamo di fare un altro risultato positivo domenica prossima fuori casa e poi andiamo avanti. Comunque avete incontrato una squadra ostica che sa farsi rispettare anche fuori dalle mura amiche. Ma più che ostica, era una squadra alla nostra portata. È che noi il problema dell'inizio della prima partita eravamo un po' tesi, la squadra non ha giocato come doveva giocare, però già il recupero di Martino è stato positivo. Nel momento in cui potevamo recuperare pure Caridi, sicuramente la squadra si saprà dimostrare meglio in campo. Prossimo turno. Prossimo turno andiamo a Gioia Tauro e puntiamo a fare la prima vittoria fuori casa. Approfitto della vostra intervista per comunicare che martedì comincerà il campionato dell'Under 18. Credo che sia la prima esperienza per quanto riguarda il Borgo Recanico, perlomeno negli ultimi anni, anche perché col mister abbiamo cercato di dare un po' di qualità al settore giovanile e nello stesso tempo di preparare già i ragazzi per la prossima annata, anche perché consideriamo questo campionato una buona esperienza per tutti i giovani e può essere pure un trampolino di lancio per tanti ragazzi che qua a merito sanno anche giocare bene al calcio. Oggi è rientrato in squadra Martino dopo due turni di riposo per il noto infortunio e anche se ancora non è al 100% ha dato uno scossone alla gara. Sì, alla fine era fondamentale vincere, ci mancavano i 3 punti, però
però ci abbiamo creduto fino alla fine e ci ha premiati, perché comunque abbiamo perso delle partite che comunque abbiamo giocato molto bene per colpa degli errori arbitrali, degli errori anche nostri, però alla fine la nostra forza è non mollare mai e ci abbiamo creduto fino alla fine e ce l'abbiamo fatta. Un Antonio Cormaci decisamente gongolante per il primo successo, un battesimo di fuoco della matricola, una data importante, prima vittoria in campionato per il Borgo Clecanico, siamo nel campionato di prima categoria, girone D Calabria. Sì, era importante muovere la classifica anche per un discorso di autostima e di fiducia nei propri mezzi, perché è vero che avevamo solo un punto, però io l'ho viste le partite che hanno fatto i miei ragazzi. Oggi abbiamo affrontato una forte Ludos sicuramente, e quindi non è per niente facile, perché noi siamo una squadra formata di molti giovani, quindi tutti vengono a giocarsela tranquillamente, perché noi cerchiamo solo di fare calcio e di giocare a calcio, e così deve essere, e così ci aspettiamo da parte di tutti, perché non abbiamo timore di niente, dobbiamo giocare e pensare solo a giocare a calcio. Quando noi invece cadiamo nei tranelli, perdiamo un po' la bussola e non va bene, perché per come ci alleniamo e per quello che dobbiamo fare dobbiamo essere sempre lucidi mentalmente. Mister Cormaci ha tirato il coniglio dal cilindro con l'ingresso di Fouché, che ha dato grinta e mordente alla manovra offensiva. Sì, avevamo bisogno di qualcuno che è diverso dai due attaccanti che avevamo, perché abbiamo due secondo me forti attaccanti, che sono sia Nugera che Martino. Martino è fermo da 2 anni, quindi abbiamo il dovere di aspettarlo, cerca di dare sempre il massimo, e quindi avevamo bisogno di un attaccante veloce tra i loro difensori, che erano un po' stanchi perché alla fine era quasi finita la partita, mancavano 20 minuti, quindi avevamo bisogno di avere qualcuno più veloce da davanti. Abbiamo messo a Pepe Fouché, che sicuramente ha dato il suo contributo in grinta, forse in qualche momento ha avuto qualche eccesso di foga, però alla fine è una vittoria di tutti, una vittoria. Oggi ho fatto giocare Liuzzo, che domani partirà, perché il solito problema del lavoro che abbiamo qua, noi ogni anno perdiamo giocatori perché sono costretti ad emigrare, e questa è una cosa vergognosa, che uno debba lasciare la propria terra per andare a cercare fortuna e lavoro all'estero, nonostante i pochi allenamenti con noi, perché per un problema non doveva partire ad agosto. L'ho fatto giocare per ringraziarlo degli anni che ha trascorso con noi, e dobbiamo continuare purtroppo senza di lui, perché già domani mattina partirà la volta di Nizza. Poi sono contento che abbia segnato Binna, perché per chi non lo sapesse, sti ragazzi di colore che spesso vedete nelle autostrade, faccio un appello alle forze dell'ordine, vengono sempre ingiuriati e sputati da persone che si sentono politici, non lo so, persone squallide. Obinna martedì è stato investito apposta da un'autovettura, lui purtroppo poteva perdere la vita, perché si è accorto che questo gli andava addosso di proposito e si è lanciato dalla bicicletta. Però è una cosa vergognosa, è una cosa che, indipendentemente se sei di destra, di sinistra, io spero che questa squallida persona venga al più presto arrestata, e gli dedichiamo il gol dei 3 punti della prima categoria. Questo non posso dire parolacce, quindi, ma mi verrebbe una facile. Non è sempre elegante parlare dei singoli, hanno giocato tutti con cuore, tuttavia ci è sembrato che Capitan Sglo, Mangiola e soprattutto Iamonte abbiano disputato un grosso match. Sì, abbiamo, secondo me, sotto l'aspetto caratteriale abbiamo lottato, loro sono dietro, secondo me sono molto compatti, tant'è vero che il Pellaro la settimana scorsa non è riuscito a fargli nemmeno un gol, quindi secondo me non era facile sbloccare la partita. Abbiamo avuto delle occasioni nel primo tempo, abbiamo avuto qualche occasione nel secondo, e poi
Obin ci ha regalato questi tre punti storici, i primi tre punti in prima categoria del Borgo Grecanico. Oggi 13 ottobre 2018 lo ricorderemo come festeggiamo tutta la serata e tutto il resto, e poi da lunedì la mente deve andare per forza alla prossima gara. In classifica cannoniere Obinna 3, Nucera 2. Sì, Obinna ne poteva avere 7-8, il problema che ha avuto anche a San Roberto, ha sbagliato, ha sciupato un gol clamoroso, però è un 99, è un ragazzo che io so la storia perché mi ha raccontato quello che ha passato per raggiungere l'Italia, per raggiungere la libertà, quindi noi l'abbiamo accolto tutti perché bene, perché è un ragazzo che non dice mai una parola di troppo, è un ragazzo che è umile, pensa solo a lavorare, a dare tutto, ed è un giocatore, tra l'anno scorso e quest'anno sta dimostrando che è un giocatore che può fare la differenza. Tre punti in carniere pensando alla trasferta sulla piana di Gioia Tauro. Sì, dimenticavo una cosa, a tutti gli amici che c'è a scuola, è incedibile, quindi non mi dispiace per le squadre di categorie superiori, per quest'anno promozione d'eccellenza, per quest'anno è incedibile, poi mi auguro che vada a giocare più in alto possibile tra i professionisti, però, perché se devo andare a giocare fino in Serie D in Serie D già semiprofessionismo, glielo auguro, però fin quando è con noi, gioca con noi e ci dà una mano.